Il premier israeliano Netanyahu e il presidente francese Hollande hanno visitato la scuola ebraica di Tolosa in cui 7 mesi fa Mohamed Merah uccise 4 persone. La visita arriva nel momento in cui l'inchiesta e le rivelazioni della stampa stanno portando alla luce gravi carenze dell'apparato di sicurezza e mentre si continuano a registrare episodi antisemiti. Gli ebrei di Francia devono sapere che la Repubblica fa di tutto per proteggerli. La garanzia della loro sicurezza è una causa nazionale, è una questione che non riguarda solo gli ebrei, ma tutti i francesi. Questa garanzia dovrà riguardare innanzitutto le scuole, perché nessun bambino deve avere paura di andare a studiare. Netanyahu ha applaudito quando ha affermato che Israele difenderà gli interessi ebraici in tutto il mondo, anche con la forza militare, ha ricordato una serie di luoghi teatro di attentati antisemiti e ha invitato la platea a cantare insieme «Lasciate vivere Israele». Intanto, secondo un quotidiano, nell'ambito dell'inchiesta sul killer di Tolosa, 2 poliziotti hanno dichiarato ai giudici di aver denunciato ai servizi segreti la pericolosità di Merah 4 giorni prima dell'attentato, ma il loro allarme è caduto nel vuoto.